Il film Io sono Giuda è stato girato tra la primavera e l'estate del 2021 tra Milano e Matera. Il testo è tratto dagli scritti della visionaria Maria Valtorta, che negli anni 40, sotto dettatura divina, raccoglie tutti gli eventi attorno alla vita di Gesù che vengono poi appunto raccolti in 10 volumi. L'autore della drammaturgia è non a caso un autore teatrale, un drammaturgo teatrale, Gian Piero Pizzol. Abbiamo infatti voluto mantenere l'origine teatrale di questo lavoro, dove in qualche modo vengono messi al centro del film proprio i dialoghi, l'importanza dei dialoghi. La prima cosa che quindi mi preme dire prima che possiate vedere il film è la natura teatrale. Questo è un film da ascoltare prima di tutto. Naturalmente tutto incentrato attorno alla figura di Giuda e lo riabbiamo realizzato attraverso questo escamotage narrativo che ci siamo immaginati, cioè ci siamo immaginati Giuda in una sorta di prigione che in qualche modo si è costruito lui stesso, venendo meno alla misericordia di Dio, e si crea un dialogo con San Pietro, che naturalmente sta fuori dalla prigione, che chiede in qualche modo un resoconto della sua vita. E così, parlando della sua vita, non fa altro che rievocare la sua amicizia con Gesù. Sono una sorta di flashback che si alternano appunto a queste scene invece immerse all'interno di questa prigione, che determinano tutto e che raccontano tutto quello che è stato la sua amicizia. Questo film, naturalmente, noi abbiamo intenzione che il maggior numero di persone possa vederlo e quindi abbiamo deciso di distribuirlo, diciamo, liberamente attraverso il web. Naturalmente, però, dall'altra parte, per chi volesse, c'è la possibilità di sostenere questo lavoro attraverso un contributo liberale, per sostenere le spese che sono state fatte e per immaginare un proseguio di questo tipo di lavoro. Per avere comunque maggiori informazioni, vi consigliamo di andare a visitare il sito www.teatroreligioso.it. Ci tengo a ringraziare personalmente colui che mi ha permesso di conoscere questa straordinaria donna, che è stato appunto Don Ernesto Zucchin, e che mi ha fatto capire e sperimentare la bellezza e la grandiosità di questi testi. Per chi volesse appunto invece approfondire i testi, rimando alla visione del sito del CEV, del Centro Editoriale Valtortiano, dove trovate tutte le informazioni per acquistare i libri, in particolare quello legato a questo film che si chiama appunto Il mistero di Giuda. Grazie e buona visione.